Benvenuta Laura Castelli, vice ministro dell'economia, grazie per averci raggiunto negli studi di Agora. Ha sentito Salvini, ha detto non mi fido delle parole, vediamo i fatti, vediamo che impegni concreti ci sono. Il suo commento sul vertice di Bruxelles, lei sta con lo scetticismo di Salvini o con l'ottimismo di Conte? Io sto con il movimento del cambiamento, con il governo del cambiamento e sto con questo momento storico che è quello di finalmente un governo che va in Europa e dice che c'è necessità di fare delle cose che prima il governo italiano non aveva chiesto in maniera così forte. E quello che si è chiuso questa notte, secondo me, è un buonissimo punto d'inizio e chiaramente un passo dopo l'altro, cioè non è che basta fare una firma, un passo dopo l'altro vanno realizzate, però io credo che questo sia veramente un momento storico. Finalmente siamo riusciti ad andare in una sede con un consesso con altri 28 paesi e dire che non possiamo essere gli ultimi e che l'Italia non deve essere lasciata da sola, che era l'obiettivo di questo governo, dei cittadini che hanno scelto due forze politiche come le nostre, quindi io sono molto contenta. Quindi è concorde con chi dice che l'Italia per la prima volta, diciamo, ha avuto un ruolo di primo piano, e tutto questo secondo lei a chi si deve? Si deve al fatto che noi non molliamo e che quando si fa una trattativa si arriva anche a fare 30 ore di trattativa per raggiungere un punto di caduta che è quello che i cittadini vogliono e per cui tu vai in un consesso con altri paesi e porti quello che i cittadini vogliono. E che i cittadini abbiano scelto due forze politiche che hanno scritto un contratto di governo dentro il quale c'è scritto chiaramente che il tema dell'immigrazione va gestito insieme agli altri paesi europei è un dato di fatto e quello che abbiamo portato in questa trattativa è stato esattamente questo. La sensazione diffusa è che il Movimento 5 Stelle rispetto al tema delle migrazioni sia andato un po' a ricasco della Lega. No, beh, quando ci siamo seduti in quel tavolo io c'ero e abbiamo deciso insieme che cosa su ogni tema scrivere nero su bianco. Il Movimento 5 Stelle nella legislatura scorsa ha portato avanti la modifica di Dublino, ha portato avanti molti dei temi che abbiamo portato sul tavolo di questa trattativa di cui oggi parliamo. Sono molti anni che anche il Movimento 5 Stelle porta avanti questa posizione, con atti parlamentari, quindi tutte cose verificabili. E poi quando ci siamo seduti insieme alla Lega abbiamo scritto nel contratto quello che abbiamo portato ieri. Tra le bandiere, diciamo così, tra le lotte più importanti e le battaglie più importanti del Movimento 5 Stelle vi è sicuramente il reddito di cittadinanza. La questione è nel contratto di governo. Di Maio ribadisce praticamente ogni giorno che è un'urgenza, che bisogna farlo entro quest'anno. Pare che ci sia anche una cabina di regia a Palazzo Chigi, però sembra che il Ministero dell'Economia in qualche modo freni. Assolutamente no, questo è stato un po' costruito, mi permetta di dire, da alcune frasi e dichiarazioni. Il reddito di cittadinanza intanto va fatto anche in vista dei dati che abbiamo visto l'altro giorno, la povertà aumenta e quello che è successo è che le politiche precedenti sulla lotta alla povertà probabilmente non hanno inciso così tanto, oltre a pesare moltissimo sui comuni perché erano strutturati in una maniera diversa rispetto a quella che noi vorremmo costruire. C'è la necessità di fare una riforma sui centri per l'impiego, perché sennò prenderemo in giro gli italiani se facessimo il reddito di cittadinanza senza ricostruire i centri per l'impiego, perché per noi il reddito di cittadinanza è il modo per affrontare una riconversione del mondo del lavoro, una riconversione industriale di un paese che è in trasformazione come tutti gli altri paesi europei e che spesso hanno questo strumento. Quindi prima i centri per l'impiego e la riforma e subito dopo il reddito di cittadinanza. Noi pensiamo di poterlo fare in tempi brevi, chiaramente quando Di Maio dice che bisogna farlo subito è perché la necessità è impellente, quindi non è una questione di tempo, giorni, ma c'è una volontà di farlo il prima possibile nelle condizioni ma economiche entro migliori. Entro il 2018? Entro il 2018 sicuramente si riusciranno a fare le riforme per i centri per l'impiego, che le assicuro che tecnicamente non è neanche così banale, ci vuole un consesso con tutte le regioni che sono d'accordo, insomma, e ci vuole un po' di mesi per metterli a posto, dopodiché si parte immediatamente con il reddito. Senta, siccome nel frattempo ci sono delle agenzie e commenti di Salvini su quello che sta accadendo a Bruxelles, ce n'è una in cui lui dice che le ONG non vedranno più Italia se non in cartolina, le chiedo scusa perché sto leggendo naturalmente dai nostri autori, condivide quanto detto e soprattutto i toni? Allora, nella trattativa si è parlato di paletti per le ONG. Questo è un punto importante, ci hanno preso in giro moltissimo, lei ricorderà Luigi Di Maio è stato attaccato moltissimo gli anni scorsi quando disse c'è un problema con le ONG, questo problema esiste, è verificato e oggi che siamo al governo ovviamente non si può fare tutto in erba un fascio, ma portare su quel tavolo, in quella trattativa, alcuni paletti per le ONG è importantissimo. Condivide i toni di Salvini?
Ognuno ha i propri toni, ognuno quando fa politica usa i propri toni che lo rappresentano di più, io non li giudico. Non mi vuole rispondere no, neanche no, lei, non li giudico. Toninelli anch'io, mi ha risposto io su ho i miei toni, domanda. Ognuno ha i propri, toni. La verità è questa, è che finalmente si è messo un punto sul fatto che bisogna dare dei paletti alle ONG, perché fino a qualche tempo fa pensavano tutti che non c'era nessun problema su questo tema. Allora, secondo me la cosa che abbiamo dimostrato a questo paese è che effettivamente c'erano dei problemi, e i problemi li abbiamo fatti vedere prendendoci anche la responsabilità di passare per quelli molto cattivi o che usavano dei metodi non tanto etici. La verità è questa, tanto che in un consesso come 28 paesi si è messo un punto che riguarda i paletti da applicare alle ONG. Tornando alle coperture, diciamo sulle misure economiche, dove li trovate i soldi? Dove li trovate i soldi per riformare i centri dell'impiego, per portare a casa il reddito di cittadinanza che dal vostro punto di vista vale 17 miliardi, mi corregga se sbaglio. Il primo perché, anno e poi perché mi par di capire, insomma, che Tria, quell'intervista rilasciata qualche tempo fa al Corriere della Sera, ma anche a margine della riunione dei ministri dell'economia Ecofin a Lussemburgo, abbia detto: per noi la priorità è mantenere i conti in ordine. Allora, il bilancio dello Stato pesa 800 miliardi. 800 miliardi sono tanti soldi e sono una scelta politica. Tutti gli anni si fa la scelta politica di come utilizzare quelle risorse. Tenere i conti in ordine vuol dire non eccedere, esagerare, ma vuol dire sicuramente riorganizzarli secondo priorità politiche necessarie. In prima battuta, noi in questi anni vi abbiamo raccontato come moltissime risorse si potevano spostare e utilizzare per cose molto più produttive, che portassero più occupazione, quindi i famosi moltiplicatori occupazionali e moltiplicatori di crescita, diciamo così. Questo si può fare solo se si ha la volontà politica di guardare effettivamente gli effetti che hanno le politiche che si sono fatte fino ad oggi. 17 miliardi di sussidi ambientali dannosi possono essere utilizzati per riconvertire tantissime aziende, per riconvertire per esempio le auto, fare dei progetti che riconvertano anche dal punto di vista energetico questo paese. Non si tratta di dire dove trovo i soldi come se fosse, insomma, un sacchetto da dove bisogna tirar fuori il coniglio dal cilindro. Si tratta di cercare di capire se queste risorse sono state efficaci e efficienti. Poi ci sono delle sacche di spreco che ancora non sono state tagliate per motivi politici. Sicuramente tutti si ricordano Cottarelli, fece quel fantastico studio, poi nessuno lo portò avanti perché era scomodo politicamente. Quindi si tratta di lavorare su due fronti: il recupero della spesa improduttiva, diciamo così, e la riorganizzazione di risorse per metterle in posti effettivamente più produttivi. È proprio Cottarelli che in questo studio ieri ci ha detto che dal suo punto di vista le coperture per far fronte a questa misura non ci sono. Le faccio però sentire le parole di Tria e poi torniamo in studio. Sì, Monica Treglia ha parlato, come dicevi tu, all'Ecofin il 22 giugno. Luigi Di Maio ha un ruolo ovviamente più forte sulla cittadinanza, vuole farlo, però è Tria quello che tiene i cordoni della borsa. Il reddito di cittadinanza serve per affrontare l'emergenza della povertà. Con il ministro Di Maio non si è mai entrato in questo dettaglio. Io ce la metterò tutta. E se non sarà possibile? No, io non parlo con i se, sono ottimista. Per il 2018 essenzialmente, diciamo, le cose, ormai i giochi sono quasi fatti. Io spero con tutto il cuore di portare questo reddito di cittadinanza il prima possibile nell'ordinamento italiano, che significa o la legge di bilancio anche prima. Posso esprimere né a favore né contro, insomma, è una cosa che va vista in quest'ambito. Io sono al lavoro come ministro. Perché tutti del lavoro contemporaneamente non è possibile sul realizzare. Reddito di cittadinanza. Sarà molto importante quello che succederà tra poco. L'intenzione del governo è di portare avanti progressivamente il proprio programma, ma come è stato detto chiaramente nell'ambito di un percorso di riduzione del debito. Senta Castelli, perché è stato di fatto stoppato il decreto dignità? Cioè doveva arrivare in Consiglio dei Ministri l'altro giorno, poi invece non c'era. Che cosa è successo? Ma non è stato stoppato, si tratta semplicemente del fatto che la macchina ha i suoi tempi e la volontà politica è chiara e netta, per cui in questi giorni si stanno chiudendo tutti i dettagli. Lei pensi che noi siamo appena entrati in questi ministeri, quindi c'è anche un modo di lavorare da oliare, nulla che sconfina rispetto al tecnicismo. Abbiamo la volontà di chiuderlo in fretta e quindi stiamo lavorando oggi. Io vado al ministero, per esempio, anche se è festa a Roma, per dire siamo tutti messi al lavoro per chiudere in più fretta possibile
un decreto. Tra l'altro, insomma, ci vogliono i giorni che servono per essere sicuri che tutto sia scritto nel modo giusto. Posso dire una cosa sulle dichiarazioni di prima sul reddito? Prego. Cioè, io vorrei che si capisse un attimo che i soldi che si sono spesi fino ad oggi per gli 80 euro per il REI non sono stati efficaci. E la verità è che c'erano delle forze in politica in Parlamento che dicevano che quelle misure non avrebbero portato un radicale modificarsi del tessuto sociale. Oggi ci troviamo con un governo nuovo che ha la possibilità di riorganizzare queste risorse. Abbiamo dei fondi europei come il Fondo Sociale Europeo che serve proprio per queste cose, per far fronte a problemi come la povertà, quindi la modalità noi pensiamo di averla e soprattutto io in questi giorni ho capito che basta la perseveranza, basta essere convinti ed andare negli uffici giusti per portare a termine le cose, sono forza di volontà. Quindi voi avete intenzione di chiedere all'Europa dei soldi per portare a casa queste misure, cioè volete utilizzare i fondi europei? Abbiamo già in questi anni nella sede del Parlamento europeo portato a casa delle risoluzioni che facevano in modo di poter utilizzare questo fondo. Il Fondo Sociale Europeo serve per la lotta alla povertà. Sì. Quindi utilizzare queste risorse per fare una parte di queste politiche è necessario e questo è uno dei discorsi che si è sono fatto nei giorni precedenti. Sono fondi che possono essere utilizzati per chi versa in stato di disoccupazione? Assolutamente sì, in alcune misure che ovviamente non possono essere erogazioni tipo le nostre casse integrazioni chiaramente, però si può utilizzare per fare la lotta alla povertà, questo è quello che si è raccontato, si è detto in Europa in questi giorni quando i nostri ministri sono andati in quel consesso. In più nelle sede del Parlamento europeo più volte sono state fatte risoluzioni su questa linea, quindi i modi ci sono, bisogna solo perseverare. Senta, ieri Fraccaro, che è ministro per i rapporti del Parlamento, sì, ha detto che il decreto dignità verrà varato lunedì, conferma? È probabile, sì, chiaro, sì, io penso proprio di sì. Come mai che dentro quel decreto però è stato, insomma, non c'è la questione dei riders? Questo dovrei chiederglielo a Di Maio, però insomma magari lei ci può dare una risposta? Io non sarei così certa, cioè nel senso abbiamo cominciato delle istruttorie per portare a casa il prima possibile ciò che, su cui stiamo lavorando. Ci sono delle procedure, delle modalità tra ministeri, quindi si farà il più in fretta possibile per fare ciò che Di Maio ha costruito col suo ministero e, per parentesi, per la prima volta i lavoratori e le imprese sono insieme e non vengono viste come due entità che si devono fare la guerra uno con l'altro, e anche questo credo che sia un gran messaggio, un gran bel modo per far cambiare anche questo cattivo pensiero che un po' negli anni scorsi si è manifestato. Ecco, però lei ha parlato di imprese, ieri Confindustria ha lanciato un allarme, ha detto la crescita per quest'anno diminuisce, per il prossimo insomma la revisione al ribasso è ancora più alta. E beh, per il prossimo io vorrei ricordare al presidente Boccia che ancora la programmazione degli anni successivi non è pienamente di questo governo, quindi io l'ho già detto una volta, lo ripeto qui, mi piacerebbe che Confindustria cominciasse a collaborare nel senso di provare a darci delle soluzioni invece di continuare a dire che questo governo non fa, non pensa, eccetera. Ci sono tante imprese di dimensioni diverse, questo è un paese che ha un tessuto con piccole imprese più che grandi imprese, bisogna stare a fianco di tutti e lavorare insieme, e il motivo per cui, ripeto, abbiamo messo insieme questi due ministeri è proprio questo, perché non si può continuare a dire che da una parte ci sono i lavoratori e dall'altra le imprese. Brevissima telegrafica, ci sarà una manovra correttiva oppure no? Non lo so, perché la verità è che pare di sì, ma ancora non ci sono delle informazioni così chiare. Se ci sarà la necessità di fare una manovra correttiva, noi ovviamente saremo in grado di farlo. Vice Ministro, la devo salutare, la ringrazio moltissimo per essere stata da noi.